che balla avanti e indietro, cioè c'ho il cuore in gola. Qualcuno prima mi ha detto, vabbè, ma dai, ormai sarai abituata. Abituata a che? Noi eravamo abituati alla paura, noi eravamo abituati al sospetto, eravamo abituati al malaffare. Come fai ad abituarti all'amore? Io vi ringrazio come... Cioè io cazzo vi conosco, io guardo qui la gente, la conosco, questo non è, cioè non è un partito. Claudia, lì c'è quel ragazzo del mio municipio, dove stai che prima ti ho beccato, eccolo là, cioè vi conosco tutti, ed è una sensazione splendida. Quando dicevamo che non ci sarebbero state più barriere tra noi e voi, tra la classe politica e il cittadino, era la nostra forza, era la nostra speranza, e vi giuro, spero che noi non vi abbiamo deluso, ma voi siete stati la più grande soddisfazione di un anno in Parlamento, un anno di battaglie. Grazie a voi, grazie proprio con il cuore, grazie con il cuore. Credetemi, non è stato semplice, non è semplice smettere di avere la sensazione che non ce la fai, di avere la sensazione che davanti hai un ostacolo troppo grande, di sentirti tradito quando sei in commissione, quando pensi di aver raggiunto l'obiettivo. Sentivo prima il dottor Imposimato che ricordava Falcone, e questa piazza lo può applaudire perché abbiamo le mani pulite sul 416 ter, noi le mani le abbiamo pulite, noi lo abbiamo saputo cosa dovevamo votare e l'abbiamo votato. Fuori la mafia dallo Stato. E allora in questo momento ci sono tre categorie di persone. Una è qui, è in questa piazza, e io la chiamo Movimento 5 Stelle, la chiamo rivoluzione, la chiamo cambiamento, la chiamo voglia di vivere di nuovo. Dall'altra parte ci sono quelli che, permettetemi il romano, io gli dico vabbè con te che ci parla a fare, di solito sono quelli del PD, ci parlo più, basta, ci parlo più. Dopo Renzi mi dicevano convinci un indeciso sì, ma non scemo no, perché non si può. E poi è vero, ci sono gli indecisi. E allora tu ti fermi un attimo e gli dici, ma perché sei indeciso? Ma che devi guardare ancora? Ma che te devono fare? Ogni tanto vado in giro, ma te devono venire a pignorare comodino a casa? Che altro devono farci? Cos'altro abbiamo bisogno di vedere? Le grandi riforme, la legge elettorale, volete vedere la legge elettorale, l'Italicum, quando eravamo il terzo partito l'Italicum era fatto, poi ci hanno avuto un po' di stretta perché sembrava che eravamo il secondo partito e Berlusconi si è tirato indietro, quando hanno capito che questo è il primo movimento in Italia, l'Italicum non esiste più, non esiste. E non dovrebbero esistere neanche gli indecisi, perché siamo stati attenti a quello che dovevamo fare e l'abbiamo fatto. Abbiamo portato all'interno del Parlamento tutto quello che avevamo detto in campagna elettorale, non vi abbiamo mai tradito, abbiamo continuato a lottare, abbiamo continuato a informare. Noi non siamo oggi in campagna elettorale, noi siamo a fare qui quello che abbiamo fatto per un anno, in mezzo alla gente, come avevamo detto, né più né meno. E allora io non ti chiamo indeciso, se ancora oggi tu non sai che cosa votare, oggi forse sei un complice, sei complice di quello che accade in questo paese, sei complice degli F-35, sei complice del Job Act, del precariato a vita. Sei complice di un milione di bambini in Italia in povertà assoluto. Come cazzo fai a essere italiano? Come fai? E allora mi dicono che mi arrabbio, mi dicono che grido,
signori, preoccupatevi finché questa gente sta là dentro, preoccupatevi il giorno che non gridiamo più. Finché questi sono là dentro possiamo gridare, dobbiamo gridare la verità, ancora a chi non la sta ascoltando, ancora a chi non ha capito bene come funzionano le cose. Non ci sono, queste persone non esistono, tutto quello che raccontano è vuoto, è falso. Avevamo la sensazione che fosse così, oggi ne abbiamo la certezza e ve lo dice ognuno di loro, ogni lavoro fatto in commissione, ogni emendamento, ogni disegno di legge. È stata una lotta che oggi, però, voglio dire, qualcuno c'è qualche televisione? Non c'è nessuno, eh? Non c'è nessuno qui a sostenere il Movimento 5 Stelle. Non c'è nessuno. Non sono nessuno. Anzi. Tutti a casa una parte. C'è qualcuno che dovrebbe andare anche nelle patrie galere. Non facciamo più sconti a nessuno. Non si fanno sconti. Noi non vogliamo una vendetta. Noi non vogliamo essere giustizialisti. Vogliamo esclusivamente riprenderci il nostro paese. Onestà, non ci sono più slogan. E quando diciamo vinciamo noi, signori, non è uno slogan, è una necessità. Vi ringrazio. Grazie Roma, grazie San Giovanni. Grazie. Grazie per quello che mi avete regalato, che avete regalato ad ognuno di noi. Signori, un grande, un amico, un compagno, Roberto Fico!